ragazzi, benvenuti a questo video, noi siamo The Gamer. E oggi, come avrete letto dal titolo, faremo il pareggio 3-3. Ragazzi, voi prima di tutto dovete prepararvi questo deck. Come potete vedere, furia, estrattore, specchio, veleno, rocket, zap, frecce e fireball. Eccoci ragazzi, siamo arrivati in arena con ID5. Ok ragazzi, prima di tutto voi dovete sprecare prima di tutto delle cose per mettervi subito gli estrattori. Noi facciamo così, però voi potete mettere anche subito gli estrattori e attaccare le torri. Okay. Ragazzi, dovete fare praticamente lo scopo è far arrivare le torri a poco e poi usare le frecce quando la torre è sul 98 di vita. Noi le frecce le usiamo, cioè la stessa persona mette le frecce. La stessa persona posiziona le frecce e le lascia. Sarebbe troppo difficile. Appunto. E ora lui ha cominciato a lanciarmi i rocket. Io tanto raga comincio a mettere un altro estrattore. Eccolo qua. Fireball. I rocket sono veramente devastanti. Solo che costano troppo. Questa sì. È l'unica cosa. La Supercell dovrebbe abbassare veramente di tanto il loro costo, perché una carta... Però è forte. Sì, è forte. Dovrebbe costare. Appunto, cioè, 5 perché è il giusto. Anche la cimitera è molto forte, ragazzi, però costa 5. Poi scrivete nei commenti cosa vi pensate di Clash Royale, cosa dovrebbero cambiare, forse, la Supercell. E poi ci potete anche consigliare dei deck che poi andremo a provare nell'arena. Ovviamente. O tra di noi, come volete. Se volete entrare nel nostro clan, poi vi faremo vedere il tag, perché non lo trovate. Ragazzi, purtroppo per ora ci sono ancora pochi posti. Ce ne sono 2, mi sembra. 2 o 3, ragazzi, quindi affrettatevi. Poi, se volete, scrivete sotto nei commenti, tipo, creiamo un clan insieme. E noi volentieri lo creiamo. E però adesso... No, perché fra 2 giorni mi sembra inizia il bowl del clan. No, sì, 2 giorni e 15 ore. Quindi. Allora. Allora, raga, stiamo un po' pareggiando i conti. Lui è 990, la mia torre è 800. Ti metto lancio la adesso. Gli metto la veleno con la furia. Poi ci mettiamo una fireball. E un'altra fireball, una zap e poi aspettiamo che ci si carichi il rocket, ragazzi. Rocket. Ok, perfetto, io ho le frecce pronte. Quando vuoi. Metto una zap. Sì. O piazzo subito delle frecce. No, zap. Ok. Scusatemi un attimo che piazzo una veleno. La fireball toglie troppo. Ok raga, allora, ora metterò una zap che toglie ben 68, più questo, ok ragazzi, ora piazzerò io le frecce. Prendiamo raga, trasciniamole, ragazzi, dovrebbero arrivare tutte e due insieme, come potete vedere, ci siamo riusciti. E abbiamo pareggiato 3-3. Veramente troppo bello quando vengono su tutte le colonne. Esatto, 6 colonne su. Ragazzi, apriamo questo baulozzo maggio. Oh, 3 opzioni, no. Però abbiamo trovato le gemme e non ci troviamo niente. Ci trovavamo la leggendaria in live. Ragazzi, volevamo... Allora, ragazzi, per questo video non vi chiediamo tanto, 10 like. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, condividete e ci potrete trovare su Instagram. Come Miglio. Su Lumberjack invece ID5, cioè io, il danno tutto maiuscolo. Ok ragazzi, direi anche che questo video si può concludere. Attenzione ragazzi, 3 opzioni dalle gemme, però anche ID5. Vabbè, bella raga.